Nuova edizione delle breaking news di Teletruria. Torniamo sulla tragica morte di Manuel Cavanna, il giovane cortonese che ieri a Montepulciano ha perso la vita in seguito ad un grave incidente sul lavoro. Cordoglio arrivato anche dal vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro Migliavacca, che questa mattina ha commentato: desidero esprimere anzitutto il mio cordoglio e la mia preghiera per Manuel. Vorrei manifestare i miei sentimenti di vicinanza alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. Ancora una volta, ha dichiarato il vescovo, ci troviamo attoniti a piangere la morte di un giovane lavoratore a causa di un incidente. Sono notizie che ci raggiungono troppo spesso, dobbiamo riflettere su quello che è accaduto per promuovere e per impegnarci tutti a favorire e sviluppare maggiore attenzione per la sicurezza sul lavoro. Da qui ci spostiamo al freddo che è tornato in tutta la provincia di Arezzo, ma diciamo anche nel resto della Toscana dopo l'anticipazione estiva dei giorni passati. Infatti maltempo e temperature più basse secondo gli esperti di Arezzo Meteo. Il tempo molto variabile fino ai primi giorni di maggio ci accompagnerà, per poi lasciar spazio invece a temperature più alte e al sole. E proprio per il maltempo è stata annullata la tappa dell'Eroica Junior proprio con arrivo a Montevarchi. Vediamo le immagini. Annullata per maltempo perché all'altezza di Cavriglia e Monteluco una bufera si è abbattuta con grandine che ha riempito il terreno così da rendere impossibile il passaggio dei giovani ciclisti. Ovviamente per l'incolumità di tutti si è deciso di annullare una tappa che era comunque già partita, i ciclisti stavano correndo, ma Brocci, lo vediamo, ha annunciato e promesso che il prossimo anno si tornerà a correre a Montevarchi in questa manifestazione internazionale. È tutto dalle breaking news di Teletruria.